è veramente strano. Ciao ragazze, ma questo è il primo video vlogmas che io abbia mai fatto da quando ho aperto il canale YouTube. Allora ho pensato, facciamo un video unico, un vlog in cui porto una settimana con me. Dunque, mangerò prestissimo, cioè fra poco mangio qualcosa al volo e poi esco perché devo andare in centro a Milano a finire di fare un po' di regali di Natale e mi prendo sempre all'ultimo e ne approfitto per fare anche un giretto di shopping e poi a questo pomeriggio vado al lavoro fino a questa sera, poi ci sarà un evento. Quindi se sono vestita così, adesso vi faccio vedere l'outfit, è perché appunto questa sera c'è l'evento e quindi sono già praticamente cambiata e vestita diciamo da un po' più elegante e anzi vi faccio vedere subito l'outfit. Il trucco è molto semplice, l'avete visto prima e questi sono degli orecchini di Swarovski che mi hanno regalato a compleanno, mi piacciono tantissimo. Poi ho messo questo abitino che spero di riuscirete a vedere, è di Zara, manica lunga in simil velluto tutto glitterato. Vediamo se facendo uno zoom, ecco, vedete com'è fatto, è tutto glitterato, ha dei glitter di tutti i colori, insomma tutto brillantinato direi più che glitterato. Questi sono gli stivaletti, sono di Zara, sono comodissimi, hanno un tacco 7 cm, qui dietro c'è la zip e con questo vestito stanno molto bene. E questa è la borsa di Stradivarius, la trovate ancora penso, è comodissima e poi questo colore mi fa impazzire in questa stagione. Ok, adesso penso che andrò a finire di rispondere a un po' di mail per il blog, YouTube, eccetera. Poi filo a mangiare qualcosa e poi vi porto con me che usciamo. Pranzo veloce ma molto gustoso, questo hamburger di quinoa con carote e zenzero che era già pronto, è della Zerbinati. Dopo vi faccio vedere la confezione se vi interessa. E questa invece è una torta salata con scamorza e zucchine che ha fatto mia mamma. Yummy! E by the way, questo è il brand di cui vi parlavo. Sono appena arrivata al lavoro e oh mio Dio, non avete idea quanto freddo fa. Ho dovuto andare dai cinema a prendermi una sciarpa. Ho preso tipo la prima che capitava perché vi giuro che sono senza una sciarpa e quindi ho trovato la scusa per fare shopping. Adesso ci si mette di buona lena al lavoro e noi ci sentiamo più tardi. L'evento è finito, sono le 9 e un quarto e sto finalmente tornando a casa. Riccardo è già arrivato e gli ho detto cucinati la pizza che non ci sono, gli ho dato pure le istruzioni e ovviamente mi ha detto che l'ha bruciata. Adesso andiamo su a casa e andiamo in soccorso, vediamo che cosa ha combinato. Dunque, se non sapete, a casa nostra praticamente abbiamo la palestra, cioè per raggiungere la casa devo fare tipo 800.000 scalini. Quindi faccio Pilates ogni giorno. Non ce n'è, cioè ragazze, guardate che roba. È buonissima! Gli ho lasciato praticamente le istruzioni anche e ha bruciato la pizza. Sono accovacciata nel divano e adesso ci guardiamo la finale di X Factor. Riccardo, sei pronto a guardarti la finale di Sì, prontissimo. X Factor? È qua che manda mail Si può dire finale di 10 di X Factor, non è che mi sera. interessi tanto, A me direi. sì, e io tifo per Gaia, ma quando vedrete questo video sapremo già chi ha vinto perché uscirà tipo una settimana dopo. E quindi buona visione a me e noi ci aggiorniamo domani mattina. Buongiorno ragazze, dunque, oggi è venerdì mattina, sono le 11:35, sto per uscire perché devo andare a spedire un pacchettino a una mia amica, youtuber e blogger per Natale, che non ci vediamo da un po' e non riusciamo mai a vederci, anche se abitiamo tipo a 20 km di distanza. In ogni caso le andrò a spedire un pacchettino, fortunatamente ho le poste vicino a casa. E poi vado a ritirare un altro pacchetto invece che mi è arrivato, perché c'è una signora praticamente qui sotto che è molto gentile e mi tiene i pacchetti, perché io non sono, cioè non sono quasi mai a casa. E quindi insomma mi tiene lei i pacchettini che mi arrivano e sono curiosissima di vedere che cosa c'è, di che pacchetto si tratta.
che bel bigliettino. Wishing you and yours a gorgeous holiday season. Dear Elisabetta, wishing you and all your loved ones a magical festive season. Thank you for your continued support and look forward to future collaborations. Warmest regards. Global Social Media Manager Escada. Wow, troppo dolci. Oh, so cool. Wow, guardate che bella. Una mega sacca di Escada, tutta glitter, come va di moda adesso, tutta metallizzata. Carinissima. Guardate, bellissima. Thank you, Escada. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Alexa, play Christmas music from Spotify. Christmas from Spotify. Chestnuts roasting on an open fire. Good morning girls! Dunque potete letteralmente vedere la mia faccia senza trucco appena svegliata con gli occhiali, ma oggi è sabato mattina e come tutti i sabato mattina adesso iniziamo con la nostra routine di pulizia della casa, quindi assieme puliamo tutto e poi abbiamo un sacco di cose da fare, dobbiamo uscire a mangiare e fare gli ultimi regali di Natale, ovviamente vi porterò con me. Allora ragazze, noi siamo pronti e adesso andiamo a mangiare sushi. Yummy! E volevo farvi vedere il allora l'outfit di oggi. Ho messo questa gonnellina che è di H&M, l'avevo presa circa 2 mesetti fa. L'ho pagata 20 euro, poi questa magliettina è quella che avete visto anche nel video haul di dicembre, insomma winter haul, ed è di Zara. Non ne avevo neanche una di questo colore, quindi mi piaceva l'idea di abbinarla così con questa gonna, secondo me ci sta bene. Poi la calza è una calza da 50 denari e gli stivaletti sono quelli che vi ho fatto vedere anche l'altro giorno di Zara. E poi ho, diciamo, usato con questo chignon che mi piace con questo look. Come accessori poi c'è l'orologio, vediamo se riesco a, se lo mette a fuoco. Ecco, dicevo, come accessori c'è questo orologio della Clos dorato e poi questo bracciale dorato che ho trovato nella Beautiful Box di Al Femminile, che è molto carino, e poi gli orecchini, tac, focus, gli orecchini di perle, quindi questo look. E penso che metterò questa borsetta che avevo comprato l'anno scorso a Firenze e devo ancora vedere che giacca mettere. Tra l'altro mi sono fatta una bella doccia rinfrescante perché abbiamo pulito tutta la casa. Noi praticamente abbiamo creato questa regola qua. Ogni sabato mattina ci dedichiamo almeno un'ora, tanto appunto l'appartamento non è grande, a pulire tutta la casa e... ecco, è una cosa che può essere utile anche a voi. Noi ci siamo divisi i ruoli. Riccardo, vuoi spiegare cosa pulisci tu? Io pulisco praticamente tutto. Non è vero! Quasi tutto. Io pulisco tutti i pavimenti, sia con la scopa, sia con il moccio. Come si chiama, moccio. Poi pulisco
Basta, non fai altro. Io invece pulisco la parte della zona della cucina, il bagno e magari passo un po' di Swiffer prima che lui pulisca tutti i pavimenti. Ci siamo divisi così 50-50. Sì, ma io inizio prima e finisco dopo tutti i sabati. Quindi se per lei due o un'ora per me. Perché lui è, devo dire, ecco che Riccardo in questo è bravo perché è molto precisino. Cioè quando pulisce, pulisce molto bene. E quindi facciamo sempre così, perché non è giusto che faccia tutto la donna come nel 100 anni fa. Per me uomo e donna sono uguali, hanno attitudini diverse ma sono uguali. Quindi se la casa la sporchiamo entrambi, entrambi la puliamo. Dunque, primo step regali di Natale, Italy. Ragazze, eccomi qua. Sto tornando a casa. Riccardo è già salito su perché sono andata a farmi il mio consueto giretto da Zara. Adesso appena arrivo su vi spiego la mia tecnica formidabile per fare shopping, anzi la tecnica per provarsi le cose prima dei saldi, così già so che cosa voglio prendere. Ragazzi, cioè, rendiamoci conto, guardate quante scale devo fare. Mi hai preparato il tè caldo? Bravo. Niente, sono andata a ritirare il pacco. Quindi oltre ad essere andata a vedere cosa comprarmi da Zara, sono andata a ritirare il pacco di Lush. Quindi un altro regalo di Natale che adesso spacchettiamo assieme. Guarda che scatola! Guarda, Riccardo! Senti che profumo! Ragazzi, guardate! Che bella questa cosa! Regalo di Lush! Vediamo cosa c'è dentro. Per Elisabetta, tantissimi cari auguri per un romantico profumato Natale. Un abbraccio, Elisa. Cioè, non guarda, guardate il coperchio della scatola. Shower scrub. Questo mi serviva. Allora, c'è uno scrub corpo. Quando è singhiozzo, è venuto. Che sen... Mamma, ragazzi, c'è un profumo pazzesco, senti? No, questo è Tender is the Night, olio da massaggio, morbido e sensuale. Poi bomba da bagno, l'incantesimo del cuore. Mamma che profumo! Cose meravigliose. Questo è uno è quello che butti nell'acqua a forma di scarpetta. È fatto la schiuma. Sì. Facial Moisturizer, It's a Wonderful World. Questo si chiama Magical Moringa ed è una crema viso. Bubbly Shower Gel. A Bugs Fits Breakfast Buff. Packet of full of sweet orange oil. Questo è uno shower gel. Acqua. Mamma che profumo. Poi questo è un angioletto. Coccola da bagno. Mamma, questo è proprio da massaggiare. Che cioè, bello, guarda, questa scatolina. Guardate. Fantastico. Buongiorno ragazze, buona domenica. Oggi è domenica 18 dicembre. Io ho appena finito di registrare il video dei preferiti del mese, che penso avrete già visto quando pubblicherò questo vlogmas. Adesso, siccome è tardissimo e fra poco è ora di pranzo, vado a preparare gli spaghetti con le cozze, che sono tra i miei tipi di pasta, insomma, preferiti. Poi sono curiosissima perché voglio provare a fare la ghiaccia reale, che non ho mai fatto in vita mia, e voglio decorare la casetta di marzapane, giusto, che abbiamo preso all'IKEA. E quindi non so cosa verrà fuori, però è una cosa troppo figa da fare a Natale, quindi ci metteremo all'opera e vedremo che cosa viene fuori.
Piano! E questo è il risultato quando non avete una sacca poche e fate decorare la casetta a due maschi. Luca, hai dichiarazioni da fare? No, se la vuole mangiare. Beh, non è male come primo esperimento. Mangiamola, va. Buongiorno ragazze. Allora, capirete dalla mia faccia che sono tipo le 6:30 della mattina. E adesso siamo in Veneto dai nostri genitori e praticamente ci siamo alzati prestissimo per il questo bravo pulcino. Mi accompagna vicino a Verona perché devo fare un'operazione chirurgica. No vabbè, non è niente di grave, devo solamente, cioè solamente io ho l'ansia comunque. Devo andare a togliere un neo enorme dietro la schiena, me lo livellano tipo con il laser che da mesi che mi fa male, mi sanguina. E quindi niente, adesso abbiamo l'appuntamento alle 8:30, mi fanno una specie di anestesia locale. Spero non mi faccia male, io sono in condizioni terribili, ma praticamente non mi sono truccata. E nulla, quindi adesso partiamo e spero che sia una cosa rapida, veloce, indolore. Cioè ragazze, fuori è ancora buio e mi viene voglia di tornare a letto. Subito a letto. Qua adesso sono a Milano, sono tornata a casa da circa 10-20 minuti e è stata una giornata davvero stressante e stancante. Praticamente in meno di 24 ore ho fatto più di 400 km perché siamo andati ieri da Milano, siamo tornati in Veneto e poi questo pomeriggio alle 3 ho ripreso il treno da Vicenza e sono tornata a Milano, cioè sono completamente fusa. Domani sarà un'altra giornata parecchio impegnativa, però sono super emozionata, insomma, perché mi occuperò di un progetto appunto per cui sono stata coinvolta, sempre per quanto riguarda il canale, il blog eccetera, però di più non vi posso svelare. Sarà secondo me una giornata molto divertente e creativa, questo sì. Domani cercherò di portarvi con me il più possibile, ma appunto non vi posso svelare tanto, vedrete tutto penso l'anno prossimo a gennaio. Adesso andrò a farmi un po' di manicure perché ho le unghie veramente devastate, a farmi qualcosa da mangiare e poi a letto presto, e noi ci aggiorniamo domani mattina. Ciao! Buongiorno ragazze, oggi è martedì, sono quasi le 8:30 della mattina, io sto per andare via. Sono struccata perché alla fine mi truccheranno là, quindi non ho messo niente, ho messo giusto un attimo di correttore per non uscire di casa che sembra un cadavere. E ho preparato la mia borsa, quella che avete visto che mi ha regalato Escada, in cui ho messo dentro un po' di cambi, un po' di cose, insomma non so poi che cosa servirà effettivamente. Lo scopriremo strada facendo. Devo andare dall'altra parte di Milano, cioè rispetto a dove abito io devo andare dall'altra parte, quindi ho guardato che ci metterò circa 45 minuti, se mi va bene, 40-45, quindi mi prendo per tempo. Spero di riuscire a filmare qualcosa oggi, ma appunto non vi posso svelare nulla, quindi vedremo un po' cosa riuscirò a filmare, se riuscirò un po' a vloggare e nulla, quindi ci riaggiorniamo dopo. Ok, forse non mi avete mai visto così truccata, ma penso di avere tipo 3-4 kg di trucco nella faccia dalle 9 di questa mattina. Abbiamo fatto 12 ore interminabili di riprese, dovevo finire alle 8,
Abbiamo finito alle 10, io sono stata proprio l'ultima ad uscire con la troupe ed è stata un'esperienza bellissima, una figata, però non vi dico nulla perché vedrete tutto a gennaio, a metà o a fine gennaio, non so ancora le tempistiche. E non ho avuto davvero occasione di filmare, uno perché non potevo e due perché davvero c'è stato il delirio 12 ore tra, sempre sull'attenti, tra un set e l'altro, è stato però molto bello. Questo è quello che rimane del trucco, che mi hanno fatto uno smokey eye bellissimo, avevo queste labbra vinaccia super intense, però adesso ho tolto e non so davvero quanto struccante e olio di cocco dovrò utilizzare per fare andare via tutto. Adesso ragazzi sono le 11, adesso vado a struccarmi, mi metto a letto, domani tra l'altro alle 9:30 devo essere al lavoro. Detto questo ragazze, ci aggiorniamo domani perché sì, io devo assolutamente andare a struccarmi e andare a letto. Bacio! Ciao ragazze, oggi è mercoledì mattina, e anzi mercoledì primo pomeriggio in realtà, sono appena tornata a casa dal lavoro e sono arrivati un po' di pacchettini e adesso voglio spacchettarli con voi. Allora, uno è un regalo che faccio a mio fratello, tanto mio fratello non vedrà sicuramente il mio video, ed è di Diana & Co e voglio assolutamente vedere appunto il regalo dal vivo perché l'ho scelto l'altro giorno nel sito. E poi mi è arrivato un pacchettino da una mia amica, dalla Claudia, che non vedo l'ora di aprire, quindi adesso li apriamo assieme. Eccola qua, guardatela che bella. È color caffè ed è una borsa da lavoro che però può essere portata anche come zainetto. Qui ci stanno dei documenti, delle cartelle, guardate che bella. E qua appunto dietro, volendo, si può mettere una tracollina, ed è appunto una borsa da uomo, è particolare, è carina, diversa dal solito, guardate che bella. E niente, sono molto soddisfatta. Cioè vabbè ragazze, guardate che pacchettini fantastici che mi ha impacchettato la Claudia. Cioè il mio le sarà arrivato tipo distrutto, guardate che roba invece, con tanto di bigliettino. Adesso vediamo che cosa c'è dentro. Allora, ho ricevuto questa tarte di Yankee Candle che è al caramello e sa un profumo fantastico, non vedo l'ora di provarla. Quante volte ho detto fantastico? Poi queste qui, avevo sentito parlare di questo brand, l'avevo provato, avevo provato le maschere in America e poi ho riprovato le maschere qui in Italia e mi sono piaciute tantissimo. E appunto la Claudia mi ha regalato questa crema a mani qui, alla cannella, tutta a tema Natale. Questo portachiavi carinissimo di H&M col fiocchetto. E poi un'altra idea deliziosa è dentro questa qui, di questa specie di sorta di pallina quasi, decorazione di Clarence, c'è questo mascara sempre una mini size che per me è utilissima anche quando sono al lavoro, e poi questo lip balm instant light sempre di Clarence, che è appunto un perfezionatore diciamo di labbra con un po' rosato, che appunto anche questo secondo me è comodissimo soprattutto da portare in borsetta per tutti i giorni. E nulla, io non sono capace a resistere fino al giorno di Natale, cioè quando mi arriva qualcosa devo aprirlo subito. E quindi un bacione grande a Claudia ed ecco, quindi inizierò subito a sfruttare questi pensierini anche se manca qualche giorno a Natale. Adesso mi metto subito al montaggio di questo ultimo vlogmas e mi faccio una bella tisana. Io spero che questo video, così diverso dal solito, vi abbia tenuto compagnia, era un modo per vloggare, per fare un video un po' più così chiacchiericcio per questo mese di dicembre. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, passate a seguirmi nella mia pagina Instagram che vi tengo sempre aggiornati per quanto riguarda tutte le novità del canale, del blog eccetera, e per quanto anche riguarda il progetto
di cui sono stata partecipe ieri. Insomma, iscrivetevi al canale su Instagram per rimanerne aggiornate. Poi a gennaio, almeno da metà gennaio in poi, potrò svelare pian pianino tutto. E nulla, vi mando un bacione, buon Natale a tutte, perché mi sa che non usciranno altri video prima di Natale. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!